Sai, comunque per un altro video, un video recensione sull'ultimo libro che ho letto. Ci ho messo 2 o 3 giorni per leggerlo in quanto non avevo voglia di finirlo, in quanto pur essendo piccolo e contenga solo 102 pagine, si tratta di un libro La prova del miele di Salwa al-Naimi, della collana I narratori della Feltrinelli. Costa 10 euro, non l'ho acquistata in quanto per chi avesse già visto il mio ultimo video recensione di libri sa che l'ho scovato pulendo un cassetto del comodino di mio padre nella sua stanza, e quindi non so se lo sia comprato perché gli interessava la copertina o se gliel'hanno regalato, non ne ho idea e non so neanche se lo sia letto il libro. Non ho la più pallida idea di come se lo sia procurato. Sinceramente, non ho la più pallida idea, perché ho sempre saputo che mio padre era più un tipo da leggere i quotidiani, e di libri non se ne parla nemmeno di aprirne uno. E sinceramente mi lascia un po' interdetta, in quanto non pensavo che mio padre potesse comprare il libro solo dalla copertina. È un libro che tratta come argomento l'eros, vista dalla cultura araba. Premesso che di libri sull'eros o sul sesso ne avevo già letti due in precedenza, di cui il primo tipo nel 2005-2006, se non mi ricordo male, più che altro non mi ricordo l'anno di uscita del libro, ovvero 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa P. E lì era un libro dove si parlava, scusate il cellulare, si parlava in maniera esplicita della vita sessuale della protagonista con i suoi coetanei, tanto che descriveva anche, mi sembra se non ricordo male, di un'orgia, una cosa del genere. Il libro era ampiamente criticato in quanto era scritto da una scrittrice da poco diventata maggiorenne, e parlava della sua controversa vita sessuale da adolescente. Mi ricordo che era un libro parecchio controverso, quel libro lì, per via che la scrittrice parlava proprio della sua vita sessuale da adolescente. E il secondo libro che ho letto è il primo capitolo della trilogia di L. James, 50 sfumature di grigio. E sinceramente quel libro lì era, l'ho trovato, di una rottura di balle, una cosa infinita, in quanto sinceramente mi faceva innervosire per il fatto che il protagonista, ovvero Christian Grey, ogni due battute, la terza era: Anastasia, hai mangiato? Altre due o tre battute: Anastasia, mangia. Una cosa del genere per tutto il libro, e la cosa mi infastidiva, in quanto sembrava più un dialogo tra un padre e una figlia, cosa che non era così. Il rapporto tra i due era una cosa allucinante e fastidiosa, e mi irritava parecchio. Quindi gli altri due capitoli non li ho letti, in quanto già se il primo mi dava i nervi, gli altri due non ci penso neanche ad andarmi a procurare, in quanto non ho voglia neanche di andarli a non voglio neanche sapere come cavolo andrà a finire, visto che non ho visto neanche i due film. Quindi evito proprio di dargli un seguito. Vi consiglio questo qui, in quanto la scrittrice è una sorta di giornalista e ha scritto questo libro qui mentre faceva da bibliotecaria per
una biblioteca a Parigi e di lì il suo direttore bibliotecario gli chiese di in qualche modo fare una sorta di relazione per un convegno che sarebbe dovuto tenere a New York di lì a poco, subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle, quindi si parla del 2000, 2005, 2006, una cosa del genere. E qui la scrittrice in qualche modo dà vari spunti di visione dell'Eros, sia scrivendo le varie storie che le vengono dette dalle sue amiche, dalle persone che ha conosciuto in Libano, dalle amiche che ha in Tunisia e anche amiche dell'università che le raccontano cosa è stato per loro la scoperta dell'Eros, sia vista da delle famiglie molto, tra virgolette, integraliste, dove non si parlava più di tanto di sesso, ma la scrittrice, Salwa, diceva che ci sono alcuni testi, arabi, molto, antichi, risalgono intorno al di vecchi profeti, cose del genere, ma che sono molto conosciute e non se ne parlano in quanto sarebbero, tra virgolette, proibiti, nonostante che siano musulmani, che spiegano come far provare piacere alla propria compagna o far provare piacere al proprio uomo senza entrare nello squallido. Molto interessante in quanto in un certo punto si fa riferimento anche a un libro che è stato tradotto in italiano che si chiama Il giardino profumato e penso che si trova anche sia su Amazon. È molto interessante perché molti degli autori che la scrittrice ne parla ho visto che non sono stati tradotti in italiano, però mi è rimasto impresso Il giardino profumato, in quanto lo sono andato a cercare e ho visto che effettivamente è stato tradotto in italiano e se volete leggervelo non si trova ancora disponibile. Mi è piaciuto perché in qualche modo attraverso i suoi occhi possiamo dire che in qualche modo anche in un paese musulmano si parla di Eros in maniera più che altro libri antichi, vecchi, roba del non ne sono preciso, sono sicura del 1400 d.C., una cosa del genere, intorno il periodo mi sembra intorno 1400-1500 d.C., quindi roba nel nostro periodo più o meno, quel periodo lì, che si trovano questi libri e anche se in un paese musulmani questi libri non vengono citati voi perché ritenuti scandalosi, è interessante perché in qualche modo i loro antenati ne parlavano in maniera tranquilla, ne descrivevano come una cosa da far soddisfare il rapporto tra moglie e marito, una cosa del genere. Quindi non era visto come uno scandalo, non era visto come un qualcosa di sporco. A me è piaciuto tantissimo perché non è offensivo nel modo di esporre l'Eros, anzi rispetto ai due libri che vi ho citato, ovvero Melissa P, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire e la trilogia I 50 sfumature, questo è più che altro, non dico, una cosa abbastanza
limpida e vi dà una versione del mondo arabo diverso da come lo conosciamo. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao!